Queste sono cattive azioni. Ma no. Ecco. Se non fosse stato per me che sono riuscito ad agguantarlo proprio sul cancello, ve lo sareste lasciato scappare. Conoscete mia cognata? Non ho il piacere. Ah. E questa piccola faccia tosta la conoscete? Eh? Aspettavamo solo voi per andare a tavola, vero? Su, svelte, andiamo, andiamo, svelte. Una tavola imbandita è come una bella donna. Non bisogna lasciarla aspettare. No, grazie. Ma insomma, non si mangia, non si parla, non ci si guarda nemmeno in faccia, non si fa niente a questa tavola. Avanti, su. E voi mangiate. Non mi vorrete raccontare che grande e grosso come siete avete un appetito da uccellino? Via, via, riempigli il piatto. Se non altro per fare onore alla cuoca che ci tiene ai suoi capolavori. E bevete. Con la gola asciutta non si riesce a parlare. Anche tu, mangia. Vuoi fargli credere che ti nutri di petali di rose e gelsomini? Mangia, mangia. Sempre così. Quando c'è qualcuno si accontenta del profumo dei cibi. Mentre quando siamo soli divora a quattro palmenti. Se un giorno dovrà essere lui a darti da mangiare, è meglio che tu gli faccia vedere subito che sei di buon appetito. Ma Antonio... E tu? Pensi alla linea, eh? Ai miei tempi la linea era piena di curve e si stava tanto bene. Mangia e non brontolare. I vecchi brontolano. Guarda me, eh? Non fateci caso, mio cognato è sempre un po' rumoroso. Veramente non so dargli torto. La tavola senza allegria è molto triste. Manca di condimento. Come una donna giovane, bella e graziosa, ma che non sappia sorridere. Bene, bene, benone. Vedo che andiamo d'accordo, ragazzo mio. Le mummie mi piacciono solo nei musei. E anche lì, se dovessi dire la verità, mi fanno un certo effetto che... Ora parlatemi un poco di voi. Io non so niente. Invece voglio sapere tutto. Tutto, capite? Dunque, di che cosa vi occupate? Di banche. Lavoro in banca. Scusate. È l'occupazione tradizionale della mia famiglia, di padre in figlio. Solo mio zio tentò la marina, ma al primo viaggio che fece la nave affondò. E vostro zio? Ah, si salvò. Nel pericolo aveva fatto un voto. Quello di aprire una banca. E così fece. Oh, interessante, interessante. E voi in quale banca lavorate ora? Oh, in nessuna. Sono disoccupato. Come? E avete il coraggio di dirlo come se ne foste fiero? Ah, ma solo da pochi giorni, sì, pochissimi giorni. E poi disoccupato per modo di dire, perché lavoro lo stesso, sì, sì, lavoro lo stesso. Mi piace molto la musica. Scusate la franchezza, ma non ho mai potuto soffrire i fannulloni. Per me un uomo che non lavora è un uomo morto. Del resto è quello che ho sempre predicato a mia figlia. Guardati dai fannulloni. Saggia educazione. Sì, molto saggia. E da questa mi sono attenuta e mi atterrò sempre scrupolosamente. Clara? Beh? Che modo è questo di rispondere? La signorina... Cosa? Oh, scusate, Clara in questi giorni ce l'ha un po' con me. Non so bene per quale motivo. Male. Non voglio vedere musi lunghi. Sempre pace e armonia. Sempre. Questo mi piace. Hai capito, Clara? Sì, papà. Guardate che lavoro di cesellatura, di finezza. E poi sentite, sentite che peso. Tutto argento, argento puro. Lascia stare, papà, non è bello. Non sarà bello, ma io ci tengo a far vedere quello che è mio. E poi, mio relativamente, perché quello che è mio è tuo. E quello che è tuo, ci siamo capiti, eh? Papà. Lasciami parlare, benedetta figliuola. Là abbiamo delle miniature di grande valore storico. Vi piacciono le miniature? Molto. E allora accompagnalo di là. Io resto qui a fumare il mio sigaro. Andate. Andate, benedetti giovani.